nasce l'iniziativa? L'iniziativa nasce da quel ponte che è stato fatto sopra la parte dove è stato ucciso il giudice, che praticamente ci sono gli detriti, fango, quindi è uno stato di abbandono. D'inverno è pieno di queste cose ed inverno viene bruciato, questi campi vengono bruciati. Non credo che il giudice merita questa memoria, cioè non si fa memoria di niente. Invece noi cerchiamo di fare memoria e portare avanti quelle che sono le idee di Livatino, che ha amato molto la natura, la Valle dei Templi. E quindi stiamo portando avanti da un paio di anni questo progetto per rinverdire questa scarpata. Quindi bonificarla e poi mettere un centinaio di alberi. Già abbiamo iniziato qualche anno fa a mettere qualcuno, una cinquantina vicino alla stele, adesso continuiamo. Speriamo entro il mese di novembre di mettere queste piante sul luogo dove è stato assassinato. Lei ha collaborato con il giudice Livatino per quanto riguarda appunto i reati Sì, ambientali? in particolare gli incendi boschivi. Mi chiamava sempre per cercare di questo dramma che ogni anno si verifica in Sicilia, che vengono bruciati un sacco di boschi, la maggior parte dolosamente vengono appiccate queste reate. E abbiamo scoperto pure delle magagne che ci stanno dietro, questi, che non sono solo piromane, ma sono incendiari mandati da qualcuno ad appiccare questi fuochi. Il progetto sostanzialmente consiste nel recuperare e rinaturalizzare una zona degradata, peraltro di un significato abbastanza importante per noi, soprattutto agrigentini, e dare dignità alla figura di Rosario Livatino, ma soprattutto dare un'immagine anche a chi vuole rendere omaggio e si reca nei luoghi, dare un'immagine sicuramente diversa di quella che adesso riscontriamo. Da un primo sopralluogo l'area si presentava degradata, terreno di riporto, una vegetazione spontanea, incontrollata. Quindi adesso col progetto si vuole valorizzare dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista della fruizione, migliorare la fruizione dell'area per poter consentire anche delle attività. E perché no, anche consentire l'installazione di altri totem che possano rappresentare anche altre vittime della mafia, eroi, loro malgrado vittime di mafia.